La cultura è un bene comune. È dal Paleolitico che l'umanità guarda le stelle, guarda la terra e costruisce questo patrimonio immenso di saperi che è cresciuto fino a noi. Per questo, chi pretende di brevettare parte della natura o l'ultima scoperta che ha fatto, lo fa per sottrarre al resto dell'umanità una parte di cultura di cui lui è debitore, perché nessuno è in grado di produrre cultura senza avere prima imparato tutto quello che l'umanità ha scoperto e ha condiviso.